Claudio Colacurcio, ufficio analisi e ricerche economiche di Prometeia. Oggi è stato presentato questo studio dove appare che in un periodo di crisi comunque le cooperative riescono a tenere sul mercato meglio di altre imprese. Sì, certo, diciamo che le cooperative fanno appello a una serie di valori che all'interno della crisi hanno in qualche maniera sostenuto in uno scenario comunque drammatico, in uno scenario che vede i redditi delle famiglie tornati indietro di 20 anni, i consumi tornati indietro di un decennio. La performance delle imprese cooperative rispetto alle imprese medie nazionali, ancora le cooperative si difendono meglio. È certamente, nel senso, un segnale incoraggiante, ma che deve essere letto come un invito a seguire il cambiamento, perché lo scenario è comunque uno scenario di ripresa difficile, di un recupero piuttosto lento per l'economia italiana, che chiama le imprese a un grosso sforzo. La prima chiave è quella di guardarsi dentro, quindi trovare quei valori di cooperazione, sostegno reciproco, ma poi anche investire in formazione, educazione, scommettere sull'innovazione, perché davanti a una torta piccola la competizione è necessariamente più alta. Tra le diverse opportunità per uscirne, mi sembra che lei abbia indicato l'internazionalizzazione come una delle vie di uscita migliori. Sì, ormai è una strada obbligata per le imprese, perché hanno davanti un mercato interno che ha sostanzialmente poche speranze di ripresa nel breve termine. Le imprese devono costruire il loro recupero intercettando la domanda internazionale, che non è solo una domanda internazionale di diretta, quindi non ci rivolgiamo solamente alle imprese che esportano direttamente, ma è un ragionamento di filiera, quindi saper intercettare con le punte d'eccellenza quelli che sono i nuovi consumatori del mondo, i nuovi trend globali, e con questo tirarsi fuori dalle secche della crisi.